Benvenuti a tutti, io sono Marco Basile, il cantante di DGM, direttore artistico e vocal coach della Egos Music Academy a Napoli. Vorrei farvi ascoltare, diciamo, una carrellata di suoni che io utilizzo e posso farvi vedere assolutamente che cosa sto utilizzando con Camelot. Questo è un pianoforte strings. Tranquillamente gli strings. Molto semplice, sto utilizzando un'app di Ravenscroft per quanto riguarda i pianoforti acustici che utilizzo da un po' di tempo e mi dà grandissima soddisfazione. Ho un presetto ovviamente personalizzato. E per quanto riguarda i layer in addizione, per quanto riguarda pad e strings, utilizzo sempre Module Pro di Korg, che da quando è diventato AOV3 ci dà grande soddisfazione. Ha una carrellata di campioni e, da Triton, da altri campioni, altre librerie di strings. Io ho le librerie di strings, quelle scaricabili dallo store, e richiamata dalla seconda scena, richiamata da Camelot. E ho un piano elettrico che i piani elettrici se ne occupa Neo Soul Keys 2 di Gospel Musician. Probabilmente la conoscerete questa app fantastica. Vi faccio ascoltare qualcosa. Riguarda terza scena gli Hammond, ovviamente utilizzo una cosa nostrana, quindi il nostro BB3 di Guido Scognamiglio di GSI, come potete vedere, e ho la mia solita custom patch che ha i primi quattro drawbar giù, come potete vedere anche dalla grafica della mia tastiera. Vi faccio sentire qualcosa. Nella quarta scena ho un classico suono di brass, qualcuno lo ricorderà. Ok, un grande classico, e per un grande classico abbiamo OBXD, che è la simulazione di Oberheim, una delle migliori simulazioni di Oberheim. L'unica, diciamo, pecca di questa app è che non ha un'effettistica interna, però io posso assolutamente avallare questo tipo di problema con Overloud, che io utilizzo sempre come outboard. In questo caso ho un chorus e ho un reverb, un delay e anche un reverbero, come potete vedere, un plate reverb, un tape delay per avere un delay, diciamo, un po' filtrato sulle ripetizioni, e un chorus che, diciamo, fanno parte chiaramente della dotazione di base di
del lavoro che si fa con Oberheim, no? E per ottenere un pochettino di pasta maggiore e di avere una presenza e un'espansione del suono maggiore, anche una stereofonia più marcata. Il prossimo suono che vi mostro è il mio lead, che è custom, ve lo faccio sentire. Ok, questo è un suono che io praticamente programmo da sempre. Mi sono riprogrammato questo suono che io ho programmato praticamente con tutte le macchine che ho avuto. Utilizzo quest'app che è SynthMaster One, di KV331 Audio, e app bellissima, veramente ci faccio di tutto. E non solo il mio lead, ci sono bassi synth, atmosfere cinematografiche, soundscapes, una marea di cose ci programma, veramente un synth che mi dà grandissima soddisfazione. Una patch a me carissima, che è quella del Juno 106, utilizzo Taluno, l'app di Taluno, che anche questa è sia su desktop sia su iPad, su iOS, ed è meravigliosa. A parte il layout, che è proprio una meraviglia, insomma, è estremamente chiaro nell'intenzione emulativa. Ma un sound incredibile. Meraviglioso. Andando avanti nella nostra carrellata, ho un suono, diciamo, di Stratovariusiana memoria, ovvero o di Malmsteeniana memoria. Un clavicembalo programmato con Pure Synth Platinum, con un layer stesso interno di Synth Platinum. Vi faccio vedere. Strap diretta proprio di Moog, del mini Moog. Un grande classico anche questo. E infine un altro layer, sempre da Gospel Musician, che ha una libreria di campioni di FM, quindi di DX7. Sono intanto hanno una grandissima e ampissima libreria di violini, sassofoni, woodwinds, piuttosto che brass, piuttosto che flauti, insomma, una marea di cose. Bellissima anche la grafica che ci permette di avere sotto controllo tutto quello che stiamo facendo con il pitch bend, con il vibrato, con la velocity, con il pedale espressione. Qui, pedale espressione che si muove. Bellissima. La tromba, che diciamo è stato proprio il primo gruppo di strumenti, i brass, che sono entrati, diciamo, a far parte della famiglia Swam anche su iPad. Vi faccio sentire. E qui i legati sono bellissimi, sono veramente meravigliosi. Guardate qui, che meraviglia, in AUV 3 ovviamente.
Sax soprano, quindi è sempre all'interno del pacchetto dei woodwinds. E abbiamo, ve lo mostro, sempre delle grafiche estremamente chiare e di grande aiuto per quanto riguarda la programmazione e l'interazione. L'aria che arriva, bellissimo, meraviglioso.